Ciao a tutti e benvenuti, sono Le Farri ed oggi scopriamo Spellbreak, nuovo Battle Royale con una funzione davvero davvero interessante nonché fondamentale, il crossplay, quindi il cross platform tra computer, Switch, PS4 e Xbox One. Questa cosa è epica, è fondamentale per un gioco nel 2020 avere il cross platform quando ovviamente è possibile. Sostanzialmente che cos'è Spellbreak? È un Battle Royale, però al contrario di tutti i Battle Royale esistenti in giro, non è incentrato sulle armi da fuoco, bensì sulla magia. Quindi i nostri maghi, i nostri stregoni, chiamateli come volete, useranno colpi di palle di fuoco, colpi di saette, palle di ghiaccio, eccetera eccetera eccetera, per sopravvivere in questa arena e ovviamente uscirne vittoriosi. Detto questo, io direi che intanto siete invitati al canale Twitch in cui vedrete molto spesso questo gioco. Oltre ciò, iniziamo con il tutorial per capire un po' quali sono le dinamiche del gioco. Allora, impara a giocare a Spellbreak apprendendo le tecniche base e avanzate di movimento e di lancio delle magie. Aggiudicato, la grafica l'avete già vista, è bellissima, è una sorta di cel shading tipo Borderlands fusa con la grafica cartunosa di Fortnite dell'Unreal Engine, se non ricordo male. È molto molto bello da vedere, anche se perde qualche frame ogni tanto. Allora, guarda e muovi, e fin qua ci siamo. Per il momento non possiamo scattare, Disabilitato. Dirigite la zona che ho contrassegnato. Benissimo, vediamo un po'. Bello, bello da vedere, davvero. Questa grafica qua, alla Zelda Breath of the Wild, è qualcosa di magnifico, secondo me. Il mio nome è Avir Emberdane, e nei giochi fantasy ci sta un casino. Come te, anch'io sono un traditore del voto, una reietta, una criminale e una maga. Appartengo all'ordine dei traditori del voto. La nostra missione è quella di annientare i custodi del voto. Ok. Fase 1 di 9 completata. E proteggere i nostri compagni traditori. Avanti, cominciamo l'addestramento. Che botto. Allora, i portali rappresentano il metodo più veloce per viaggiare, ma sono imprecisi. Puoi anche levitare e raggiungere quella sporgenza. Ah, levita con space. La levitazione consuma mana e può essere attivata e disattivata. Bella sta cosa. Ok. Ma sii prudente, il baratro è piuttosto profondo. Diciamo che è meglio non finirci dentro, insomma. Vedo che stai imparando. La levitazione ti permette di attraversare le zone più impervie. Seconda fase. Dei piromanti prevede un guanto del fuoco, usalo per lanciare una palla di fuoco. Tutti i guanti concedono l'uso di una magia e di una stregoneria. Ok. Wow. Bellissimo il feedback delle magie, è come praticamente sparare con una mitragliatrice, non sto scherzando. Non c'è la lentezza tipica, diciamo, degli incantesimi dei giochi fantasy che troviamo in giro, insomma. Il che secondo me ci sta. C'è comunque un po' di ritardo nell'arrivo del colpo, perché vedete, se un bersaglio si muove lateralmente veloce, bisogna un attimo fare i calcoli, però bello. Tieni premuto Q, punta stregoneria primaria. Ma è fantastico. È visivamente meraviglioso. Allora, esistono molti guanti diversi, ciascuno con le sue abilità, eccetera, eccetera. Indossare due guanti ti permette di combinare le abilità mentali. Vediamo un po'. C'è il danno da caduta? Spererei di no, insomma. Equipaggia quel guanto del veleno. F. Allora, gli elementi possono essere combinati per creare interazioni speciali. Ma va? Cioè, prima veleno e poi fuoco? E poi boom! Bah, esplode in una nuvola di veleno. Che figata! Quindi così, tipo? Oi oi oi. Mega fulmine, ma non l'ho fatto io, No, ma è meravigliosa sta cosa. Non sto scherzando, questo qui secondo me è un gioco che vale molto nel suo genere. Mi ispira un sacco, davvero. E non sono un tipo da Battle Royale io, Le rune garantiscono abilità speciali. Allora, Shift attiva la tua runa equipaggiata. L'ululato che ci fa vedere i nemici dietro i muri, Bello. Proviamo il veleno.
Ah, è tipo uno spruzzo di vipera in pratica. Bello. Esistono molte rune. Immaginavo. Troverai pergamene relativamente corpo e spirito. I tuoi talenti selezionati migliorano quando leggi le pergamene del tipo di talento corrispondente, mente, corpo e spirito. Immagino siano potenziamenti temporanei per la partita, insomma. Il tuo talento della mente. Ok. Ti dona concentrazione incrementando i danni delle magie. Velocità di lancio delle magie. E poi questo qua. Ah, velocità di corsa. Ok. Elimina questo nemico. Wow. I nemici esiliati rilasciano la pergamena che hanno raccolto. Ah, per potenziarsi ulteriormente. Bello, cavolo. Bello, bello. Fatemi ovviamente pensare cosa ne pensate nei commenti, perché sono molto molto curioso. E se ipoteticamente vedete il video per la prima volta, esplorate questo canale per la prima volta, valutate l'iscrizione perché è davvero davvero importante per me, mi raccomando ragazzi. Trovi equipaggiamento e altri oggetti a terra, negli scrigni e quando rilasciati dagli avversari. Per di più sapete che siete invitati nel canale Twitch per vedere ulteriormente il gioco. Allora, stivali, cinture e amuleti potenziano le tue abilità, equipaggia quelli che ti ho fornito. Ok. Armatura massima più 20. Mana massimo più 10. Ok. Allora, voi in basso a sinistra non lo vedete perché c'è la mia webcam, ma c'è la barra dell'armatura, la barra della vita e gli oggetti equipaggiati. Comunque è molto molto semplice come design. La rarità di un equipaggiamento indica il suo potenziale. Ok. Amuleto raro. Stivali epici. Cintura comune. Giustamente abbiamo cambiato con le cose che avevamo già prima. L'armatura è passata da 20 a 40, per esempio. Sostituisci sempre il tuo equipaggiamento se trovi una variante più rara. Non fa una piega. Poi là. Proprio così, ti ho colpito, smettila di frignare. Ecco qui una pozione di energia. Z per curarmi? Eh sì. Ok. Ah, ci vuole un po' di tempo per curarmi, va bene. Più 2, più 2, più 2, va bene. Frammento di armatura piccolo. Vai. Ok, e anche questo qua, un po' alla volta. Fase 7 di 9 completata. E mo? Squadre. La comunicazione e il gioco di squadra sono la chiave del successo. Lavora insieme alla tua squadra per vincere. Io vi ricordo ragazzi ulteriormente che se ipoteticamente comprate delle cose in game dallo store Epic, il mio codice creatore è LeFerri. Se volete supportare gratuitamente il canale, ve ne sarei ovviamente immensamente grato. Rianima. Ci vuole un po' di tempo. Fase 8 di 9 completata. Siamo alla fine, eh. I traditori possono accedere alla tempesta magica attraverso un portale. Ok, M, apri mappa. Posso andare di qua. Ah, ah. Ma posso farlo sempre? Hai sbagliato destinazione, sono un cretino, ha ragione. E da che parte è? Practice, Levitate, Runes, Gauntlets, Interaction. L'area di addestramento. Ah, questa qua? Ah, perfetto, perfetto. Niente male, continua a impegnarti e con un briciolo di fortuna potresti diventare un mago d'eccellenza. Io adesso proverò a fare una battaglia, una battle royale, sperando che vada bene, ma onestamente non ne sono completamente certo. Utilizza il menu di pausa per uscire. Ah, questo qui è praticamente un'area di addestramento, quella che vedevamo prima nel menu. Bene, torna al menu principale, yes. Scegliamo un aspetto che immagino non influisca funzionalmente. Allora, congratulazioni e benvenuto traditore del voto. Scegli il tuo aspetto iniziale ricordando che non potrai impostarne un altro. Ma non preoccuparti perché nuovi aspetti saranno disponibili proseguendo. Come non potrai impostarne un altro ma saranno più avanti disponibili? Boh, vabbè, apprendista, novizio, studente, adepto, viaggiatore. Vediamo un attimo chi scegliere. Questo qua mi ispira, dai. Sì, aggiudicato. Ok, missioni attive, infliggi 300 di danni mentre sei a terra, 2000 di danni, 200 come sangue freddo, che presumo sia
una classe, diciamo, del gioco. Ma no. Allora, modalità di gioco Battle Royale. Solo, duo, squad. Per il momento in solitaria non si può, in due non si può, in squadra si può. Bene, gruppo amici non ne abbiamo per il momento, per cui giochiamo e vediamo un attimo. Allora, sangue freddo abbiamo detto, vediamo un attimo. Danni elevati dalla distanza, questo qua danno di gelo. Piromante danno di fuoco, chiaramente. Geomante, non lo so cosa lancio onestamente, pietra forse. Folgore, fulmine, ovviamente veleno. Cavalcamento, vento, danni di vento, lame di vento, esattamente, lame di vento, onda d'urto, elettrosaette, eccetera, eccetera, eccetera. Noi prendiamo il sangue freddo, così facciamo già la missione attiva dei 200 di danni come sangue freddo e vediamo un po' come va. Sono davvero gasatissimo e non è una cosa molto frequente degli ultimi tempi da parte mia. Qui abbiamo la lobby prepartita. Vediamo un po' com'è, praticamente l'area di addestramento, dai. Vediamo un po' come sono sti attacchi, per curiosità. Questo qua è il lancio normale. Scegli il tuo portale. Non lo so, dove vogliono andare gli altri? Qua, immagino. Siamo tutti qua, speriamo bene, dai. E se faccio il burlone qua? No, dai, scherzo. Pronti, partenza, via. Eccoci qua, eccoci qua. Tieni premuto per puntare dardo polare. Tieni premuto per caricare criolampo. Voi dove andate? Ah, quelli col nome sono i miei amici. Gli altri sono tutti nemici. Ok. La vedo brutta, eh. Saranno cazzi a mali qua. Questo coso qua che cos'è? Ah, mi sa che è un teletrasporto. Credo. Non lo so, vediamo. Nuova abilità. Pur qua. Ah, è un loot. Runo balzo epico. Pergamena della mente. Leggiamo. Non so onestamente se li ho fregati a lui. Uè, che cazzo vuoi te? Muori, muori, muori. E vai. Credo sia morto. Lo stiamo esiliando adesso, eh. Bene. Guanto del vento comune. Al posto del veleno, sì, dai. Balzo epico, che figata. Bene, bene, bene. La nostra prima uccisione in Spellbreak. Ne sono soddisfatto. Sospettosamente. Giusto per rompere un po' le uova nel paniere. E vai, esiliamo. Seconda uccisione, bene. Quanti del fuoco comune? Sì. Però cavolo, ci vuole del tempo perché si ricarichi, eh. Pozione di energia piccola, certo. Quanto del fulmine raro. Ok. Cintura non comune. Runa piuma non comune. No, cavolo, questo qua è epico. Pergamena del corpo. Ma cosa fanno sti qua? Vediamo, dobbiamo esiliarlo questo, su. No, vabbè, ma avete visto? Cioè, il ghiaccio si scioglie, ci posso slittare sopra? No, ma cosa sto vedendo io? Ma è meraviglioso. Quanto il veleno è epico, aggiudicato. Stiamo facendo faville, direi. Non comune. Nah, è per Nabbi questo. Runa scatto comune. Frammento di armatura piccolo. Ok. E mi sa che mi devo curare, però. Vediamo un attimo. Tanto che mancava un po' di vita. La tempesta si avvicina, ragazzi, eh. Ui là. Dove dobbiamo andare?
Bellissimo. Peccato che abbia il ghiaccio comune. Ah, ok, dobbiamo stare qui dentro. Mi sto divertendo come un bambino. Sarà perché è un gioco per bambini, forse? No, sta scherzando, dai. Quanto ci vuole per ricaricare? 4 secondi. Ah. Vedete, noi stiamo giocando con 3 persone dal client Epic. E il veleno com'è? Boom. Io credo che questo qua faccia danno continuo. Perché si sta separando quello? Pirlone? Vabbè. Questa cosa è una figata, per esempio. Punto di controllo. Punto di controllo. Boh, stiamo aspettando. The floor is pizza. Qua si stanno uccidendo tutti, eh. Salto più levitazione, combo. Sì, ma si stanno separando troppo però questi qua, eh. Ma ha un fracco di vita questo, eh. E vai. E vai. Dopo, onestamente, cosa faccia a esiliare non lo so, sapete? Amuleto. Oh, porcaccia. Che fa? Runa teletrasporto leggendario. Guanto del vento raro. Stivali epici. Ok. Guanto della pietra epico. Ah. Ma no, abbiamo già il veleno, dai, mi accontento di quello. E l'armatura con Z. Cintura comune, direi di no. Perché voi non lo vedete, ma praticamente ho la cintura verde io, gli stivali viola e l'amuleto viola. E il guanto del veleno viola. Quello invece principale, che è appunto quello di ghiaccio, a quanto pare non possiamo cambiarlo. Frammento di armatura piccolo, ok. Chi c'è? Chi c'è? Muori. E vai. Esiliamolo. Buonissimo, eh. Stiamo sospettosamente facendo faville. Allora, pozione grande, frammento di armatura piccolo, guanto del vento epico. E ci serve una cintura epica. Stivali rari, no. Pozione di energia piccola, ok. Ah no, a posto, a posto. Aggiudicato, dai. Bene. Ah, la cintura fornisce protezione. Infatti il nostro compagno, Simayan, voi non lo vedete però, ha la cintura viola ed ha 8 tacche di armatura, non 4 come me. Una bomba proprio. Dobbiamo rientrare. Nella mappa comunque si vede, dai. Mi pare, sapete cosa? Un po' troppo silenzioso per il momento. Mi sto stupendo di quanto bene stia andando comunque, non so il perché onestamente. Quell'altro è là da solo come il peggiore dei nabbi, ma perché? Aspettiamo qua, eh? Andiamo da lui? Oh. Vai. Arriviamo? Nel frattempo anche lui comunque uccide gli altri, il che è una buona cosa. Balzo non comune. Comune. Dove vai?
Ah, praticamente ha la carica, ho capito. Figata. Ma perché sto qua gioca per conto suo? Ma è un cretino, eh. Senza offesa. Aumento di livello. Più 35% di danni. Ci interessa, vediamo di stare un po' vicini. Quasi quasi ripristino la corazza con due. Ok. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è qua? Oh, porca miseria, che casino. Mi sa che faremo una brutta fine, eh. Credo che qualcuno sia morto, sapete? Oh cazzo! Porcaccia, porcaccia la pupazza! Cosa c'era lì del veleno per terra? Cazzo! Sono senza vita! Ok. Vediamo se abbiamo qua dei frammenti di armatura, magari. Guanto del fulmine epico, cintura. Frammento di armatura piccolo, certamente. Frammento di armatura grande, e beh. Ok. Pozione piccola. 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 Vabbè, non ci interessa. Un'armatura leggendaria, c'è mica, vero? Teletrasporto leggendario. No. Ah, però c'è rara. Vittoria! Ma va? Incredibile! Prima partita! Sono contento! Incredibile, cavolo, incredibile! Esiliati 3, assist 5, esiliati 2, assist 2, esiliati 3, assist 3. Ah, però sono il peggiore di tutti, della mia squadra. Convinto di essere andato bene, evidentemente mica tanto. Vabbè, ok, direi che qui possiamo tranquillamente concludere lo scopriamo ragazzi di questo gioco dicendo che questo nel suo genere è davvero un titolo degno secondo me. Davvero, davvero divertente, davvero divertente. Vediamo un po' qua, livello 2, perfetto. Se ci sbloccano delle cose magari, delle valuta corrente, delle HoloLens, oro, delle skin immagino, perché alla fine questo gioco essendo un free to play, campa con le skin ovviamente. Bellissimo. Medaglia, quello di ghiaccio. E le sfide giornaliere? Solo 135 ho fatto. Ah, ho capito. Maestria. Visualizza tutte le ricompense. Ah, vedete, cambiamo le skin in pratica. Ok, capitoli. Qua devono ancora iniziare. Collezioni. Va bene, ragazzi. Direi che qui siamo a posto. Di nuovo vi aspetto su Twitch. Grazie e alla prossima.